Siamo a Lazzaro, un paese della provincia di Reggio Calabria, città metropolitana, e siamo con un noto pizzaiolo, Egidio Montori. Ecco, come nasce l'idea di fare questa pizza che poi l'ha chiamata Super Mario? Nasce dalla pandemia che ci ha costretti a stare tantissimo tempo chiusi in casa, e quindi da lì, seguendo un po' le vicende giornalistiche in televisione, mi è venuta l'idea di creare una pizza in omaggio al nostro presidente Mario Draghi, chiamandola Super Mario. Lei conosce bene il presidente? Diciamo di sì, perché lo conoscono tutti in Italia, lo conoscono tutti per la sua persona, per quello che è una persona molto umile, molto pacata, ma nello stesso tempo anche una persona molto importante e pregiata, perché come sappiamo tutti è lui che comunque ha gestito la nostra economia europea, quindi ad oggi è lui che ci ha guidati e ci sta guidando abbastanza bene. Quindi lei, tra una pizza e l'altra, possiamo dire che già pensava questa pizza. Ecco, gli ingredienti che lei adesso andrà a mettere nella pizza rispecchiano al presidente? Sì, rispecchiano, perché abbiamo l'autenticità della mozzarella di bufala e i pomodorini di Pachino, semplici ma nello stesso tempo prodotti di nicchia delle nostre eccellenze italiane. E poi andiamo ad aggiungere quella che è la tartare di filetto, che a lui piace tantissimo, e il tartufo estivo e il nduja calabrese con del olio extravergine di oliva aromatizzato al bergamotto di Reggio Calabria, perché come io ben so anche lui ha vissuto qui nella nostra terra per svariati mesi. Quindi diciamo che abbiamo toccato con i gusti un po' tutta la nostra Italia? Sì, diciamo che abbiamo toccato l'Italia e abbiamo cercato di rappresentare quello che è l'Italia semplice, l'Italia della cultura, della professionalità e delle eccellenze di tutto il nostro territorio. Quindi lei è una persona che ama tanto questo nostro presidente? Diciamo che lo amo, mi piace il suo modo di fare, il suo modo di esporsi al pubblico, e ci credo tantissimo, anche perché io sono una persona che sono molto vicino al sociale, sto cercando di creare una piccola fattoria, un'azienda dove poter ricevere delle persone con alcune necessità, sono presidente di associazione pizzaioli, mi muovo nel territorio e quindi chiedo l'aiuto su questo fronte, l'aiuto un po' di aiuto sulla politica, su quello che è il nostro locale qui in Calabria. Signor Egidio, adesso non c'è altro che lei ci fa vedere come andiamo a realizzare la pizza Super Mario. Con immenso piacere, in omaggio al presidente. Il segreto per questa buona pizza qual è? Il segreto nella pizza sono le materie prime che vengono usate. In più il segreto è quello di far maturare bene l'impasto, lasciare almeno una maturazione di 48 ore, perché comunque la pizza sarà più digeribile. Al momento andiamo a infornarla così, semplice e autentica, come il nostro presidente, pacato, umile e tranquillo, per poi arrivare ad una pizza un po' più di livello. Ecco, adesso andiamo a mettere gli altri ingredienti? Sì, andiamo a mettere gli ingredienti un po' più elaborati, un po' più pregiati, come dire, il semplice è quello che invece è l'eccellenza Mario Draghi. E iniziamo con la nostra tartare di filetto, l'anduja calabrese, il tartufo nero estivo ed infine, in omaggio alla mia città, l'olio aromatizzato al bergamotto, l'oro verde di Calabria, due foglioline di basilico, e così abbiamo anche creato i colori dell'Italia, il verde, il bianco ed il rosso. Ecco, la nostra pizza Super Mario Draghi è pronta, ci resta altro che servirla al tavolo.
Buonasera, la pizza Super Mario Draghi è pronta. Buon appetito. Thanks.